Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso. Stiamo parlando dell'effetto del prezzo del petrolio sulla vita di tutti quanti noi, anche per quanto concerne i beni energetici. Nella prima parte abbiamo ascoltato il rappresentante dei consumatori, ora cercheremo di capire anche che cosa sta accadendo, dando uno sguardo un po' più ampio, con il professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Benvenuto, professor Fortuna. Allora, perché vola il prezzo del petrolio? Che cosa sta accadendo? Il prezzo del petrolio vola, come tutti i beni, in funzione della domanda e dell'offerta. E quindi è evidente che c'è una domanda più intensa in questo periodo, dovuta anche al fatto che i paesi produttori hanno rallentato i ritmi produttivi e conseguentemente l'aumento della domanda fa anche lievitare il prezzo. Il petrolio oggi, quotazione di oggi del Brent, si avvicina agli 80 euro. E negli ultimi tempi era sceso in modo apprezzabile. Certo, siamo lontani dal massimo storico di oltre 147 dollari al barile, però indubbiamente abbiamo preso una direzione che sicuramente va corretta, anche perché il discorso delle fonti energetiche poi non riguarda solo il petrolio, ma anche tutti i prodotti che derivano dal petrolio, e le conseguenze sulle tasche dei cittadini si fanno sentire soprattutto col caro benzina, eccetera, eccetera. Ecco, professore, ma quali potranno essere le ricadute sulla vita e sul portafoglio dei cittadini e delle famiglie? Perché in qualche modo tutto questo determinerà un rialzo dell'inflazione e questo colpirà soprattutto i generi alimentari, quindi in qualche modo sarà un forte impatto sulla vita delle famiglie? Questo è un po' difficile dirlo, perché l'inflazione, come lei giustamente stava osservando, è in rialzo. Gli ultimi dati Eurostat di venerdì scorso ci dicono che nell'Eurozona il tasso medio di crescita dell'inflazione è del 3,4 e in Italia Eurostat dice che l'inflazione cresce al 3%. L'inflazione è giudicata sana in un sistema economico quando è intorno al 2%, quindi sta salendo in modo preoccupante. La tendenza si è manifestata prima negli Stati Uniti, ma come sappiamo poi tutto ciò che avviene negli Stati Uniti si riverbera verso tutto il globo e soprattutto verso l'Europa, e infatti anche in Europa sta aumentando. Certo, negli Stati Uniti l'ultimo dato sempre di venerdì è più 4,3, quindi ancora più alta dell'Europa. La tendenza è nel dire che questa inflazione temporaneamente sta salendo, che poi si normalizzerà, ma intanto l'inflazione cresce, aumenta il livello dei prezzi, soprattutto per i beni energetici, come abbiamo visto anche dal caro bollette. L'intervento che è stato effettuato, un po' di ridimensionamento di questi valori molto alti, di questa crescita record delle bollette, svolgeranno un ruolo importante, cioè funzionerà tutto questo? Sono stati stanziati circa 3 miliardi, forse anche qualcosettina in più, ma sono sufficienti per tamponare la situazione, quindi è un rimedio non strutturale e lo Stato dovrà reintervenire, perché questi provvedimenti riguardano il quarto trimestre. Cosa succederà poi il prossimo anno è un po' difficile da prevedere. Certamente c'è stata qualche rassicurazione, il ministro Cingolani ha detto che il prezzo del gas a fine anno cesserà di aumentare, però sono tutte rassicurazioni basate su una previsione, bisognerà poi vedere, e indubbiamente ciò preoccupa. È vero, per le famiglie più bisognose, circa 3 milioni, l'intervento è stato maggiore e dovrebbe lasciare immutata la situazione, ma per gli altri mediamente c'è stato un rialzo poi, come abbiamo visto, del 29,8% e del 14,4% per energia elettrica e gas, ed è un rialzo comunque considerevole. L'imposta, l'IVA è stata ridotta al 5%, ma si tratta di provvedimenti temporanei, un po' di ossigeno per non gravare subito sulle tasche dei cittadini, ma poi bisognerà reintervenire, anche se non ci saranno grandi aumenti di prezzi, che poi
potrebbero anche esserci. Sia per il greggio, sia per i beni energetici, un tempo noi guardavamo come punto di riferimento per vedere le ricadute degli Stati Uniti d'America. Oggi, in qualche modo, professore, non è più così da economista, è tutto interconnesso, un po' bisogna guardare tutto il mondo, in qualche modo? Bisogna guardare tutto il mondo, certamente per il petrolio una volta si guardava soprattutto la zona del Medio Oriente, no? Con tutti i conflitti e tutte le questioni geopolitiche legate proprio al petrolio. Poi negli ultimi anni gli Stati Uniti, attraverso tecniche di estrazione innovative, sono diventati il primo produttore al mondo, anche per quanto riguarda il petrolio. Per cui anche questo è un dato importante, nel senso che gli Stati Uniti molto del petrolio di cui hanno bisogno riescono ad estrarlo in casa. Però poi tutto il resto del mondo è ancora nelle mani dei paesi che hanno la produzione del petrolio di maggiore entità. Certamente l'incidenza del petrolio è destinata a affievolirsi in funzione della transizione economica, ma è un processo lungo che necessita di alcuni anni e in questo momento è necessario che il prezzo del petrolio non salga troppo. Quando noi andiamo ad acquistare un litro di benzina dalla pompa di benzina, beh, in qualche modo noi paghiamo la metà e forse anche qualcosa in più, che sono tutte tasse, accise. È lì, sì, che bisogna incidere in qualche modo, perché insomma paghiamo tasse di ogni tipo su quel litro di benzina che mettiamo nella nostra automobile. L'incidenza del prezzo del petrolio è inferiore al 50%, perché quelle accise, quei prelievi che lei ha citato ammontano grosso modo al 60% del prezzo della benzina, anche qualcosa in più. E poi c'è un altro elemento: quando il prezzo del petrolio aumenta, la benzina aumenta velocemente; quando il prezzo del petrolio diminuisce, la diminuzione del prezzo della benzina è meno immediata. E questo è un fenomeno che si è sempre verificato e che però per i cittadini costituisce un elemento di difficoltà. Grazie, grazie davvero al professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.